Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione con cui facciamo il punto della situazione sulle attività dell'Assemblea Toscana e quest'oggi partiamo con la visita di una delegazione del Consiglio regionale all'ortifrutticola del Mugello a Marradi, dove le lavoratrici hanno vinto la loro battaglia e dopo tante difficoltà è ripresa la produzione. È ripartita l'attività all'ortofrutticola di Marradi, l'azienda toscana simbolo della lotta contro la delocalizzazione del lavoro. Non produrrà più i marron glacé conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Dopo una lunga trattativa, al tavolo della regione, il gruppo De Feo, nuovo proprietario dell'azienda, si è impegnato nel creare altre linee di produzione della castagna fresca che andranno a rifornire la grande distribuzione. Era un impegno che avevamo preso l'8 di marzo quando abbiamo premiato, giorno della festa della donna, le lavoratrici di Marradi che hanno resistito e che sono riuscite a ridare dignità al lavoro. È stato bello entrare in fabbrica, poter vedere che lo stabilimento è ripartito nel pieno delle sue attività, ma che sono in corso anche investimenti per nuove tipologie di produzioni. Penso che il compito della politica sia sempre quello di restare all'altezza degli occhi delle persone, le donne e degli uomini che vivono le sofferenze. Oggi questa giornata sul territorio di Marradi è voluta partire proprio da qui, per dare l'ennesimo segno di vicinanza alle lavoratrici dell'ortofrutticola Mugello e per ringraziarle davvero per la loro battaglia, che è anche la nostra battaglia. Tanti consiglieri regionali, io tra questi, abbiamo visitato più volte questo luogo durante il presidio nei mesi difficili. E oggi visitarlo alla ripartenza, quando dentro sono tornati gli uomini e le donne a lavorare, quando si è ripreso un ciclo produttivo, è un motivo di grande gioia e di grande soddisfazione. Le istituzioni hanno il dovere di stare vicino alle realtà in crisi, noi abbiamo cercato nei nostri limiti di farlo ed oggi abbiamo visto che con l'impegno di tutti si possono risolvere e vedere di nuovo il lavoro dentro questo stabilimento è un motivo di grande soddisfazione per questa terra e per tutta la regione toscana. Una battaglia importante, quella delle lavoratrici della fabbrica di Marradi, è una realtà fondamentale per il territorio, questo vuol dire che quando si combatte per il lavoro arrivano dei risultati. Adesso speriamo nella continuità produttiva e speriamo davvero che questo territorio possa mantenere un centro per l'occupazione che possa, come dire, avere una prospettiva per il futuro. Credo oggi una testimonianza importante, il Consiglio regionale e i consiglieri devono essere sul territorio, devono portare la loro vicinanza alle realtà territoriali, soprattutto quando si parla di comuni come quello di Marradi, di comuni che sono nelle aree interne e che quindi hanno bisogno in questo momento di un'attenzione particolare. Quindi auguriamo davvero che buona fortuna a tutte queste lavoratrici e speriamo davvero che questo sito possa continuare a mantenere la propria storia e la propria struttura. Si lavora guardando al futuro, è stato un periodo davvero drammatico per il nostro territorio, ora finalmente entrare in una fabbrica aperta con le donne e gli uomini che sono al lavoro da speranza. Ovviamente il lavoro, come si è sempre detto, non è finito, ci continuerà a monitorare, guardiamo al futuro, ma guardiamo al futuro con la speranza di una fabbrica finalmente aperta. Capitolo sanità adesso con i lavori della commissione dedicata in Consiglio regionale. Al centro del dibattito in particolare ci sono le liste di attesa con il caso Cisanello, ma non solo, tanti i temi che dovranno affrontare nelle prossime settimane i consiglieri su questo fronte, anche gli stati generali. Vediamo. La redazione di una proposta di risoluzione sugli stati generali della salute da presentare all'Assemblea toscana al centro dei lavori dell'ultima seduta della terza commissione sanità e politiche sociali. In particolare sono stati affrontati i temi relativi alle aziende sanitarie, la loro organizzazione territoriale e le risorse disponibili. Siamo arrivati praticamente alle fasi finali, credo che sia stato fatto un buon lavoro e un grande lavoro. Rimangono tutt'oggi dei punti su cui siamo distanti, ma
Può darsi che nei prossimi giorni troviamo una soluzione che possa essere d'accordo per tutti. Naturalmente è importante dare un punto di inizio di un problema che è annoso e che vede la Toscana ovviamente in difficoltà. Per cui noi speriamo di poter vedere risolte quelle problematiche che attualmente ci vedono ancora distanti nei confronti del Partito Democratico, e di modo che si possa riuscire a firmare anche noi questa risoluzione. Sempre in tema di sanità regionale, nell'ultima seduta dell'Assemblea Toscana si è tornati a discutere del problema liste d'attesa, soprattutto del caso Cisanello. A far discutere il modello organizzativo incentrato sulla residenzialità, che prevede l'erogazione entro 3 giorni delle prestazioni ambulatoriali per i residenti in provincia di Pisa e solo una quota a parte a tutti gli altri toscani. C'è anche un tendenziale equivoco, nel senso che a Pisa si sta parlando delle visite base di primo livello, di alcune visite, non quelle che caratterizzano gli ospedali come ovviamente Cisanello, cioè gli ospedali, le visite di secondo livello, che non hanno assoluta limitazione per nessuno, sono aperte a tutti, anzi lo dicono i dati sull'attrazione. Cisanello è uno degli ospedali toscani che ha maggiore attrazione, cioè sono tantissime le persone che non solo da altre parti della Toscana ma anche da fuori regione vengono. Lì si tratta di un percorso di abbattimento dei tempi di attesa. Ogni ospedale ha come riferimento principale i cittadini residenti nel proprio bacino, quelli universitari e anche gli altri ospedali, e su quello devono garantire il rispetto dei tempi. Poi ovviamente hanno liste aperte anche per tutti gli altri cittadini. Quindi ogni cittadino dovrebbe avere il punto di riferimento nell'ospedale di residenza, perché sono visite base, non da ospedale universitario. Questo è il primo elemento a chiarire, perché si è detto: ma allora gli ospedali universitari garantiscano le prestazioni solo per chi risiede in quella città? Non è assolutamente così. Ovviamente la situazione è così da almeno il 2017, 2016, 2017, quindi non c'è nessun tipo di novità, se non per il fatto che con il Covid sono saltate molte liste d'attesa e quindi trovandosi la gente liste chiuse da tante parti, cosa che non dovrebbe essere, ovviamente è venuto fuori anche questo, che è un elemento semplicemente per garantire il rispetto dei tempi d'attesa e che si calcolano con i cittadini di riferimento dell'ospedale. Però non c'è nessun ospedale chiuso e noi speriamo, chiediamo alla Giunta, abbiamo già chiesto, il piano di abbattimento delle liste d'attesa nelle prossime settimane possa produrre i propri effetti e superare anche queste storture. Le liste d'attesa lunghe comportano due questioni: se si hanno soldi o amici si va alla clinica privata o si supera la coda, se non si ha né soldi né amici si rischia di morire perché un esame avviene troppo ritardo. Allora, per una sanità che costa miliardi di euro c'è bisogno di poter dare delle risposte efficienti, delle risposte immediate, delle risposte urgenti, e da questo punto di vista è evidente che si deve organizzare meglio le strutture ospedaliere, si devono fare le scelte sulla base di un principio di competenze di merito e non di amicizie politiche, perché il moltiplicarsi dei primariati, il moltiplicarsi di determinate situazioni è chiaro che fa sì che il sistema non sia efficiente, e su questo noi continuiamo a chiedere, lo faremo con forza nelle prossime settimane, una commissione di vigilanza sulle nomine in sanità. Dalla Commissione Sanità ai lavori di quella dedicata a territorio e ambiente, ma pure i lavori della Commissione per lo sviluppo rurale. Cerchiamo di capire quali sono le tematiche al centro del dibattito e quali sono gli argomenti che approderanno in aula nelle prossime sedute dell'Assemblea Toscana. La Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale ha licenziato a maggioranza la proposta di legge che introduce disposizioni di semplificazione finalizzate all'attuazione delle misure previste dal PNRR. La proposta di legge, che ora passa all'esame dell'Aula, è stata licenziata sulla base del testo sostitutivo del 2 marzo
e con l'approvazione di emendamenti della maggioranza. Abbiamo intercettato la preoccupazione di molti sindaci che ci dicevano: noi i progetti li facciamo, i soldi forse riusciamo anche a intercettarli, ma poi le procedure che ci sono sono assolutamente troppo lunghe per arrivare alle scadenze previste. Questo non pregiudica, a parer nostro, nessun alleggerimento dal punto di vista della protezione né del paesaggio né dal punto di vista né ambientale né igienico-sanitario. Insomma, abbiamo letto tante cose, alcune ci sono servite. Abbiamo stamani infatti approvato una proposta di legge con un testo sostitutivo che teneva conto anche di alcune osservazioni che il dibattito pubblico ha agevolato. Lavori in corso anche per la Commissione Sviluppo Rurale, che ha dato l'ok a maggioranza alla proposta di legge d'iniziativa della Giunta Toscana per la disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Inoltre è stato preso in esame il bilancio di previsione dell'Artea, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura. Artea è l'ente pagatore di tutta la parte dei finanziamenti collegati al FEASR, FEAGA e quindi tutta la parte della PAC e delle politiche agricole comunitarie. Ed è un momento strategico, perché è un momento di passaggio del nuovo settennato, della nuova programmazione. E quindi avere un ente che è a disposizione di tutte le aziende vitivinicole, agricole del nostro territorio, con una piccola parte anche di extraagricolo, però principalmente le risorse, la mole di risorse di ente pagatore sono proprio dedicate all'agricoltura. E quindi è per noi un'occasione importante per entrare nei dettagli, monitorare, vigilare e dare degli indirizzi affinché questo ente funzioni in maniera spedita, a disposizione, a servizio delle nostre aziende, in un momento così particolare soprattutto. Chiudiamo con i lavori della Commissione Controllo del Consiglio regionale. È stato fatto il punto della situazione sullo stato d'arte riguardante Firenze Fiere e Montecatini Terme SPA, due situazioni ben diverse tra loro ma specificate nel dettaglio dall'assessore regionale Stefano Ciuofo, che è intervenuto proprio in Palazzo del Pegaso. Prosegue l'impegno della Commissione Controllo nel seguire le situazioni di asset societari che riguardano la Regione. Con l'assessore regionale ai rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo è stato fatto il punto su Firenze Fiera e Terme di Montecatini. L'assessore Ciuoffo è venuto a manifestare quelli che sono gli intendimenti della Regione rispetto a due società che hanno attraversato e stanno ancora attraversando situazioni complesse. Per quanto riguarda Firenze Fiera, ci ha detto chiaramente che la scelta della Giunta è quella di non aumentare, anzi possibilmente di diminuire, la quota di capitale sociale detenuto, oggi pari a circa il 32%, che insieme ad altri soci pubblici potrebbe costituire il nocciolo di un controllo pubblico, ma per come ha raccomandato la Corte dei Conti, non riuscendo a formalizzarsi un accordo di sindacato, cioè un patto tra i soci pubblici, di fatto la società oggi non è più considerata a controllo pubblico ma è considerata a partecipazione pubblica. Per quanto riguarda invece Montecatini Terme SPA, la situazione è ben più complessa. Sappiamo infatti che la società ha una situazione debitoria molto alta, si parla circa di 24-25 milioni di euro, a fronte però, ci ha detto l'assessore, di un patrimonio importante dal punto di vista immobiliare che, stimato anche con criteri di prudenza, cuberebbe circa 55 milioni, quindi ampiamente soddisfattivo. Questo perché, nell'ipotesi in cui i soggetti privati che ancora oggi si sono affacciati alla porta della Regione, del Comune di Montecatini, della società Terme, per un eventuale ingresso in società rilevando l'intero o gran parte del capitale sociale, non dovessero però alla fine decidersi, resta aperta la porta delle procedure, all'interno delle quali procedure concorsuali sia il Comune che la Regione e altri soggetti pubblici come Cassa Depositi e Prestiti e la Fondazione Cassa di Risparmio potrebbero, attraverso l'acquisto degli immobili di pregio, rifinanziare e quindi ripianare il debito della società. È in divenire la situazione. L'assessore ci ha detto che la prossima assemblea degli organi è prevista il 20 di aprile e che la società ha dato termine al 30 di aprile ai soggetti privati che si sono interessati nelle ultime settimane per manifestare concretamente il loro interesse. Pertanto la commissione, sia sull'una che sull'altra vicenda, si è riaggiornata verso la metà del mese di maggio e vedremo a quel punto cosa sarà successo.
E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento è per la prossima settimana sempre su RTV 38, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento ovviamente sulla nostra emittente, arrivederci.